Buongiorno amici di Nexus Lab, sono Alessandro e davanti a voi avete il tablet Z, il tablet di Sony che sposa lo stile del Xperia Z, anche lui è uscito da pochissimo, con un design molto minimale che adesso vi mostrerò nel dettaglio e caratteristiche tecniche assolutamente da primo della classe. Come potete vedere, qua abbiamo una struttura rigida, rettangolare, molto netta il rettangolo, piuttosto sottile, con degli angoli anche qua piuttosto marcati, quasi ad angolo retto. Abbiamo degli speaker specifici Dolby sia sulla parte destra sia sulla parte sinistra, con doppio diffusore sia sotto che a lato. Abbiamo il bilanciere del volume più il tasto di blocco e sblocco del tablet, questo qua in metallo, l'ingresso per le cuffie, i connettori per particolari dock o accessori. Parte destra completamente pulita tranne per la feritoia dell'altoparlante, videocamera, sensore della videocamera frontale, mentre nella parte alta anche qua ci troviamo di fronte a un tablet del tutto pulito. Parte posteriore abbiamo il sensore della fotocamera da 8 megapixel, mentre abbiamo il logo Xperia proprio nel centro del tablet. Tablet che stupisce sin da subito per la qualità del display. Display da 10.1 con risoluzione 1920x1200 pixel, un formato 16 decimi. A spingere il tutto troviamo lo Snapdragon S4 Pro e e 2 GB di RAM, il tutto su una batteria da 6000 mAh che dovrebbe garantire un utilizzo quasi per 2 giorni. Naturalmente parliamo solo di utilizzo wifi. Abbiamo la possibilità di registrare filmati con l'HDR, scusate, foto con l'HDR, nel mentre navighiamo comunque anche l'interfaccia nuova di Sony, che comunque non si discosta troppo dal suo passato. Abbiamo diverse applicazioni preinstallate, tra cui Walkman, che è che è l'app dedicata alla musica, Movies, dove si possono anche affittare, vedere film, Social Life, un hub per i social network, Smart Connect, che ci consente di utilizzare Miracast per vedere anche i video direttamente su altri schermi abilitati con questa tecnologia. Abbiamo Remote Control, che ci consente di utilizzare il tablet come un vero telecomando grazie alla porta infrarossi praticamente invisibile posta qua. Spero possiate vederla. Adesso lui ci dice di aggiungere un dispositivo, non ne abbiamo uno a disposizione nelle vicinanze. Poi abbiamo questa applicazione dedicata alle note. Ormai tutti i produttori di tablet e smartphone presentano un'applicazione dedicata a questo tipo di operatività. Torniamo indietro. Troviamo PlayStation Mobile, dove si può avere un hub con tutta una libreria di giochi presenti nei vecchi dispositivi PlayStation, ma anche titoli nuovi. Utilities. Nelle Utilities troviamo Backup Restore, che è appunto, come dice lo stesso nome, una funzionalità che ci consente di backuppare l'intero sistema, e Calculator, che non è altro che una calcolatrice. Xperia Link e altre, Reader by Sony, sono altre applicazioni che abbiamo già avuto modo di vedere nell'Xperia Z. Anti-Thief ci consente di impostare una password per il device
in questo caso il tablet Z, per impedire a chi dovesse mai rubarci il tablet di poter utilizzarlo in libertà. Come potete vedere abbiamo questa bella animazione dei widget morbida, widget che si gestiscono esattamente come siamo abituati a vedere nel Android 4, Android Jelly Bean. Nel mentre che ci siamo andiamo anche a vedere, questa è la barra delle, dei controlli rapidi di, dell'Xperia Tablet Z, però volevo mostrarvi un'altra caratteristica, che praticamente possiamo ordinare le applicazioni presenti nel drawer tramite queste opzioni nella tendina. Che dire, un tablet molto bello. Vi mostro la versione di Android presente, la Jelly Bean. Praticamente in fiera ci sono solo dispositivi con Jelly Bean 4.1.2. Un device molto bello, ha questo display magnifico, cornice ancora un po' spessa, che se fosse stata più sottile ci avrebbe consentito una miglior, una delle dimensioni meno generose. Però ci troviamo di fronte a un cambiamento di stile piuttosto importante da parte di Samsung per la sua serie sia smartphone che tablet.